Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti con il nostro appuntamento mensile dedicato a Loot Gaming e quindi all'unboxing. Curiosamente questo mese mi è arrivata in anticipo, è la crate del mese di novembre. Il tema era Mythic, quindi ad esempio Dragon Age e giochi o comunque titoli di questo genere. Importantissimo però è già stato rivelato il tema del prossimo mese, si potrà acquistare ricordo fino al 27 dicembre e il tema sarà Spazio, Space, quindi Destiny, Mass Effect, Ratchet & Clank e XCOM 2, tutte serie piuttosto interessanti. Come ho detto c'è Destiny, ma ripeto non ho idea di cosa ci sarà, se sarà un'altra t-shirt, se sarà una figures, se sarà non lo so. Non so fisicamente cosa può esserci di Destiny all'interno della prossima crate, però ci sarà qualcosa e quasi sicuramente sarà un prodotto ufficiale. La maglia era ufficiale ed era in ottima qualità, quando mettono action figures sono ufficiali, quindi effettivamente non so cosa ci sarà di Destiny, comunque ci sarà qualcosa di Mass Effect, sta per uscire il nuovo titolo, esce il prossimo anno nel 2017 di Andromeda, e comunque una serie molto amata dai giocatori, Ratchet & Clank, stessa identica cosa. Se foste interessati a iscrivervi a questo servizio, come al solito, vi ricordo che per il Loot Gaming avete tempo fino al 27 dicembre, il costo è di circa $30, e per iscrivervi potete usare il mio link qui sotto insieme a un codice per avere uno sconto del 10%. Andranno utilizzati insieme e beh, uno sconto fa sempre piacere. Dunque, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere cosa conteneva la crate del mese di novembre. E... un attimo, ok. Stranamente mi è arrivata intatta a questo giro. E questo è il contenuto una volta aperta. Vedo già scatole piuttosto grandi. Allora, iniziamo dalla maglietta. No, questa volta è una felpa. Oh, Zelda. No, ho detto una cazzata immensa. Sì, ho detto una cazzata immensa. Prima di farvela vedere è Ubisoft ed è Assassin's Creed. Ho visto soltanto la punta, pensavo fosse la punta del Triforce. Comunque no, è Assassin's Creed. Ok, vedendo il logo per esteso si capisce, avevo visto soltanto la punta gialla. Effettivamente col tema Mythic non c'entrava forse molto Zelda. Comunque questa maglietta a maniche lunghe è piuttosto carina di Assassin's Creed. Non so se la mia taglia è questa. Black Flag comunque per la precisione. Perché boh, non mi ricordo mai quale taglia porto esattamente, visto che cambiano da una maglietta all'altra. Comunque, come potete vedere, oggetto ufficiale Ubisoft, quindi qualità buona. La stampa ha una buona qualità. Dovrei averla ordinata anche con la taglia giusta. Comunque questa è la t-shirt a maniche lunghe a questo giro. Poi andando avanti, metti a fuoco, bravo, su Okami. Questa è la scatolina. Adesso vediamo cosa c'è al suo interno. Odora tantissimo di plastica perché oddio, ma è bellissima. Cioè c'era quello che vi ho fatto vedere poco fa. E così bianco la luce riflette sopra e effettivamente non so quanto si veda. È fatto in plastica dura, non so esattamente come si chiami questo materiale, però è fatto molto bene, ben dettagliato e non è una cinesata. Carino. Anche se ammetto che di Okami non so praticamente nulla, se non per sentito dire, se non per il logo che si vede in generale su internet, non so praticamente nulla. Poi, Dragon Age. Un'altra figure, questa è la confezione, d'occhio croce questo ci sarà dentro, di Titans, e per Titans si intende la marca, il personaggio dovrebbe essere questo, Sacred Ashes Morrigan, ossia quello che c'era qua davanti. Ok, sto analizzando pian piano la scatola mentre la giro. Molto importante, è un'esclusiva Loot Gaming, apparentemente non può essere acquistata altrove. Quindi apriamo la scatola proprio senza pensarci due volte. Ah, i pacchetti questi qua. Che puzzano di morte. Vediamo se riesco a aprirlo così. Sì. Vabbè dai, questo giro soltanto plastica morta. What the fuck? Ah, perché giustamente c'era la figure. Oddio, cappucciona tra l'altro. Sembra più un uomo che una donna. Ma è un uomo. No, ok, è una donna. Sembra più un uomo che una donna, comunque, praticamente il viso e il fuoco da metterle in mano. Per simulare appunto la palla di fuoco che regge. Ammetto che mi fa abbastanza cagare. Non tanto per la qualità, perché comunque una figure in vinyl. Sono sempre le solite, tipo i Poppin, quella sorta di plastica qua. Ma i lineamenti del viso non mi piacciono per niente. Per i fan della saga, però,
potrebbe effettivamente piacere comunque il contenuto. Cioè, se ne trovassi una del genere su Halo, a me piacerebbe in ogni caso, soltanto perché a te malo. Questa qui era sul Dragon Age. Non so se Dragon Age in generale o Dragon Age Inquisition, c'è scritto solo Dragon Age. Quindi onestamente non so dirvi. Non essendo neanche un grandissimo fan della saga, ammetto che potrei essere ignorante in materia. In ogni caso, questa era. L'avete vista. Poi, andando avanti, tema Castlevania, c'è un astuccio. Vediamo se c'è qualcosa all'interno. Comunque, Castlevania 2 per la precisione è esclusiva loot crate di qua. Ok. Esclusiva loot crate e con la Konami. Ok, mi rendo conto che è specchiato con la videocamera, quindi muovo a destra, in realtà si muove a sinistra. Vabbè, sembro ritardato io. Vediamo cosa c'è all'interno. Ah, ok, no, non è un astuccio. È una spada. C'è una replica, naturalmente. Fatta dannatamente bene in metallo, ok, testavo prima che fosse plastica, abbastanza lunga anche, e devo ammettere davvero ben dettagliata per essere comunque una mini replica. No, carino come oggetto. Di Castlevania ne giocai soltanto uno sulla vecchia Xbox, giuro però non mi ricordo nemmeno quale fosse, perché diciamo mi si era rotto, non ho potuto neanche finirlo, però mi aveva preso davvero bene. E ai tempi avevo, cos'è, 10 anni? Ero un bambinetto, era in inglese, capivo praticamente un cazzo. Però è stato divertente a giocare per quel mesetto, quel periodo che l'ho giocato. Poi, Spilla, classica Spilla di questo mese, novembre, con una sorta di drago. Vabbè, mitica. Non puoi aspettarti diversamente. E infine, come al solito, il poster che adesso appena riesco ad aprirlo. Calma. Ok. Da un lato fa vedere il contenuto, sempre più grandi li fanno. Ok, da un lato fa vedere il contenuto, ci sta perfettamente nell'inquadratura, mentre dall'altro ammetto è anche un bellissimo poster di un grifone. Si chiamavano grifoni? Vabbè, lo vedete voi, davvero bello come poster. E sono felice che questa volta sia intatto, perché quello del mese scorso l'ho dovuto buttare grazie alle nostre poste italiane, giusto per dire, perché mi era arrivato il pacco tutto ammalcato. Come potete vedere, la crate è vuota e da quello che ho potuto anche vedere è probabilmente una delle migliori che siano mai arrivato, perché facendo un breve riepilogo troviamo classico poster, ma vabbè è soltanto un poster, Spilletta classica, quello che pensavo essere un astuccino perché non mi aspettavo di trovare altro, onestamente è una replica di una spada di Castlevania 2, una replica in metallo fatta abbastanza bene, ben dettagliata, quindi nulla da dire, con tanto di custodia, cioè non nel coso di plastica che la compri tipo al supermercato. Una vinyl figure di Okami, Kamiden, c'è scritto il nome completo, che se non conosco, ufficiale Capcom e Loot Crate, è fatta veramente bene, dal punto di vista del dettaglio ovviamente intendo. Una vinyl figure di Dragon Age, non sono rimasto troppo entusiasta di questo oggetto perché i lineamenti del viso non mi piacciono affatto, non mi piace la fattura, come tipo di oggetto mi piace tantissimo, io adoro le vinyl figure, alcune le trovo fatte anche dannatamente bene. Questa in particolare però non mi è piaciuta molto, forse anche perché non sono un grandissimo fan della saga o del personaggio in sé, però in generale vabbè, sempre esclusiva Loot Crate, quindi comunque un altro oggetto che ha un certo valore. E per concludere questo mese c'era questa bellissima maglietta a maniche lunghe, ufficiale Ubisoft di Assassin's Creed 4. Quindi se facciamo un breve conto, il costo di questa crate è di circa 30 dollari, gli oggetti valgono ben di più di effettivamente quello che si paga. E ammetto che questo è stato anche uno dei mesi più ricchi, il che francamente non può che rendermi felice. Il che francamente non può che rendermi felice. Ancora una volta vi ricordo il tema del prossimo mese per quanto riguarda la loot gaming, Space, con oggetti di Destiny, Mass Effect, Ratchet & Clank, XCOM 2 e potrebbe esserci qualcos'altro. Questi sono quelli sicuri. Quindi 4 oggetti, uno dedicato a ognuno di questi brand. Se voleste iscrivervi, vi ricordo che avete tempo fino al 27 dicembre e per comodità anche vostra, se voleste iscrivervi a questo servizio, vi invito a utilizzare il link che trovate in descrizione con il codice sconto ELITE117. Trovate anche quello in descrizione per un piccolo sconto del 10%, che è sempre meglio di niente. Dunque, ragazzi, per quanto riguarda la loot gaming di questo mese è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a lasciarmi il vostro feedback. Iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con qualche vostro amico che potrebbe essere interessato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!